David Fincher porta sullo schermo di Netflix il 4 dicembre Mank, il film che racconta le luci e le ombre della Hollywood degli anni 30 attraverso gli occhi del pungente critico sociale e sceneggiatore alcolizzato Herman J. Mankiewicz, mentre si affretta a finire la sceneggiatura di Quarto potere per Orson Welles. Ad interpretare il protagonista c'è Gary Oldman, ad affiancarlo nel cast ci sono Tom Burke nel ruolo di Welles, Amanda Seyfried in quello della diva Marion Davis e Lily Collins in quello di Rita Alexander, infaticabile segretaria di Mank. Ellen Page ha fatto il suo secondo outing. Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans. I miei pronomi sono lui loro e il mio nome è Elliot. Queste le parole dell'attore canadese sui suoi profili social, amatissimo per l'interpretazione di Juno nel film omonimo, di Kitty Pryde in X-Men, Conflitto Finale in X-Men, Giorni di un futuro passato, dell'architetto Arianna in Inception di Christopher Nolan e di Vania nella serie Netflix The Umbrella Academy. La mia gioia è reale, ma è anche fragile. La verità, ha continuato Page nel post, è che nonostante mi senta profondamente felice in questo momento e sappia quanti privilegi ho anche paura. Ho paura dell'invadenza, dell'odio, degli scherzi e della violenza. Questo è il secondo outing della star. Il primo risale al 2014, quando ha dichiarato di essere lesbica. Charlie Brooker, creatore della serie Black Mirror e del film interattivo Bandersnatch, si sta preparando per il suo ultimo progetto per Netflix, un mockumentary sul 2020, un anno tremendo e uno scenario assurdo che forse nemmeno Brooker avrebbe potuto immaginare per la sua serie di successo. Non sono stati rivelati molti dettagli su questo lavoro. Come si legge su Deadline, tra i protagonisti ci sarà Hugh Grant, che in una recente intervista ha dichiarato che interpreterà uno storico repellente che indossa una parrucca. La narrazione non abbandonerà il mondo distopico tanto caro a Brooker, ma per affrontare il 2020 si servirà di sfumature più realistiche. Con Fabio De Luigi l'aria natalizia arriverà il 4 dicembre su Amazon Prime Video. La piattaforma si prepara per il debutto di 10 giorni con Babbo Natale, l'atteso sequel di 10 giorni senza mamma, diretto da Alessandro Genovesi. In questo secondo capitolo torneranno i protagonisti del primo film, De Luigi e Valentina Lodovini, nei panni di Carlo e Giulia. La coppia sarà alle prese con nuovi problemi sulla divisione dei rispettivi compiti in famiglia. Una promozione di lavoro però potrebbe minacciare l'unità familiare. La storia catapulterà i personaggi in un viaggio pieno di sorprese, come l'incontro-scontro con un sedicente Babbo Natale interpretato da Diego Abatantuono. Nel cast anche i giovanissimi Angelica Elli, Matteo Castellucci e Bianca Usai. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.